Ed eccoci qui sotto il cielo stellato di Pallea per un altro episodio di Pokémon Scarlatto. Come potete vedere siamo davanti a Garrafopoli, ma non è qui che dovremo andare in questo episodio. Ma è vicino. Dovremo andare a sconfiggere la base del Team Star della divisione Buio, capitanata da Romelio. Sfida la divisione Buio della sua base. Leggiamo la descrizione di Romelio. Capobanda divisione Buio del Team Star. Banda Seguin ha iniziato ad allenare Pokémon di tipo Buio solo di recente, perciò non è difficile da battere. In passato era serio e disciplinato, ma in seguito a un certo avvenimento ha assunto un atteggiamento pressappochista. Ok, interessante. Sperando che non sia di livello veramente molto basso, ma raggiungiamo la base del Team Star divisione Buio. Andiamo. Scatta. Qua abbiamo un allenatore, però. Il capobanda della divisione Buio del Team Star ha uno sguardo che mette paura. Ah no, pensavo fosse un allenatore, niente. Ma l'entrata dove sta? Di qua? Niente, figa, era vicinissimo. Manco il tempo di arrivare, cioè. Due passi proprio. Eccomi, pronto, scusatemi. TikTok. Ehi tu, dove credi di andare? Fermo lì. Noi siamo il Team Star e questa è la base della divisione di tipo Buio. Ma forse ci conosci meglio con il nome di Banda Seguin. Precisamente. E a noi gli intrusi come te non piacciono proprio per niente. No signore. Scusa ma meglio che fai dietro front e te ne torni da dove sei venuto. O preferisci che ti cominciamo con le maniere forti? Ehi, aspetta un attimo. Io ti conosco. Ma sì, sei quello lì. Joe, vero? Quello che ha dichiarato guerra al Team Star. Il nostro nemico numero uno. Mi sa di sì. Aspetta che leggo la carta d'identità. E lo ammetti così. Accetta un consiglio. In questi casi è meglio far finta di niente e negare tutto. Grazie, che consiglio. Sia come sia, di qui non si passa. O te ne torni a casa, o ti faccio tornare io a suon di Pokémon. Ma sì, dai, accetto la sfida, dai, fammi vedere. Ma che insolenza! Quelli come te mi fanno dare di matto. Preparati a sentire l'amaro sapore della sconfitta. Attenzione, possiamo anche notare il livello, vediamo. Markrow. Livello? Amaurus, oh. 19, com'è possibile, scusa? No, anche qui siamo sopralivellati. Ma scusa, Garrafopoli, la palestra era bella, bella altina di livello, ben più alto. Beh, deve essere arrivato il momento di calare il sipario. Mannaggia, mi sa che ho sbagliato l'ordine ancora. Di nuovo. Oh, che fastidio. Beh, al resto pensaci tu, d'accordo? Astra la vista. Astra la vista. Se n'è andata. Perdonala. È appena entrata nel team e mi sa che non ha ancora imparato le buone maniere. Uff. Beh, io ora me ne torno nella base e vado ad allertare gli altri. Ti avviso, appena entrerai ti attaccheremo in massa. Fossi in te, taglierei la corda. In ogni caso, buona fortuna. Astra la vista. Ah, non ci sfida lui, va bene. Cioè, a me cambia ben poco come... Roto, una chiamata. Chi è? Cassiopea? Sei riuscito a eludere la sorveglianza. Ma quale eludere? Cioè, non è che è stealth sto gioco. Come cacchio non eludi la sorveglianza? Di fronte a te c'è il nuovo... Di fronte a te c'è il covo della banda Seguin, la divisione Buio del Team Star. E il loro capo è Romelio, coordinatore del Team Star, nonché compositore della colonna sonora del team. È un tipo sveglio, Romelio. Presumo che la nostra dichiarazione di guerra non lo abbia scosso più di tanto. Sospetto che il suo piano sia di fiaccarti con le ondate di reclute per poi finirti personalmente. Con un tipo come lui è inutile ricorrere a stratagemmi, meglio una carica frontale. Metticela tutta, eh? Manda a capo i Pokémon delle reclute e cerca di resistere finché non scenderà in campo Romelio. È tempo di dare una batosta alla banda Seguin. Quando sarai pronto a dare via l'incursione, suona il gong.
tutte cose che hai detto mille volte. Ma sì, tanto. E questo da dove arriva? Scusami, ma... Ehi! Finalmente si è fatto vivo anche da noi il tizio dell'operazione Stardust. O come si chiama? Il nostro momento di gloria è giunto. Vendicando i nostri compagni potremo brillare in eterno nel firmamento del Team Star. Se sconfiggi almeno 30 dei nostri Pokémon entro 10 minuti, il nostro capo potrebbe ritenerti degno della sua presenza. Sì, ma... Ma ho capito, ma... Ma scusami, un secondo, por favore. No, scusa, ma Garo, ma tu quando sei arrivato, giusto per capire? Andiamo. Vai. Cioè, gli fate un baffo. Goldengo è troppo forte. Comunque mi sembra che siamo troppo... Goldengo. Ah, ok. Siamo overlivellati un po' troppo. Ora tocca ad Artigabax. Easy. Di nuovo Goldengo. Guardatelo come fa skateboarding. Cioè lui non cammina, fa skateboarding. Ok, siamo quasi a metà dell'opera. Bravo, bravo Lokix. Macro. Bravo così Artibax. Un po' lentuccio sei, eh. Qui abbiamo dei Sableye. Ok, degli stanchi. Fallo fuori tu, Artibax. Insieme l'hanno fatto fuori. Va bene così, non vi preoccupate. C'è qualcun altro? Siamo a quota 24 di qua. Qui no. Ah, ok, eccoli qua, non l'avevo visti. Io mi porto avanti, eh. Dai, vai. Manca uno? Ne manca uno, perfetto. Via. Vai Goldie. Ed ecco fatto, fine. Non abbiamo speranza di vincere. Corro a chiamare il capo. Bella la colonna sonora, guarda. Team Star Divisione Buio, Romelio. Però il nostro intruso sa farsi notare. Ti chiami Joe, giusto? Io sono Romelio, aka DJ Crudelio. Tu chiamami pure come ti pare. Ma direi anche basta con l'intro. È ora di passare dritti all'outro. Metterò su un bel requiem che faccia da colonna sonora alla tua disfatta. Lottiamo allora. E diamo inizio a questo party. Ho preparato una compilation di mosse che ti lascerà a bocca aperta. Ho il dubbio che Romelio ce lo siamo giocati con un livello molto più basso al nostro. E lo confermo, già Poniard. Pessimo tipo per iniziare, comunque. Ne hai di fegato dichiarare guerra al Team Star? O forse più fegato che è in coscienza? A livello 21, ciao. Lo devo cambiare, però. Andiamo, mettiamoci lui. Oh, ma non si è capito l'ordine. Cioè, non hanno concepito un ordine, comunque. Boh.
a volte ti ritrovi ad affrontare così. Sei sintonizzato sulle frequenze di DJ Crudelio. Apri bene le orecchie, il mio beat ti assorderà. Non c'è un ordine preciso, purtroppo. Un inizio col botto, eh? Preparati, la playlist di Hit è la bella lunga. Cioè, come ti può capitare che se affronti capitani del Team Star o capopalestra con livello più alto, ma ti può benissimo capitare con Pokémon di livello più basso. È il momento di far salire i BPM. Spacchiamo le casse. E non ho letto, non ho fatto in tempo a leggere l'altro. Facci piano, sei troppo veloce. Star mobile. Calcio basso. Velocità diminuisce. Forse attacco prima io. Yes. Beh, questa è stata easy comunque. Hai sconfitto Romelio, Team Star. Sei scarso, Romy. E questo è quanto? Ancora un flashback. Un anno e qualche mese prima. E questo è quanto? Che c'è, Romelio? L'arcicapo voleva il mio parere su un paio di cose. Quindi abbiamo fatto una chiacchierata e preso delle decisioni. Cioè? Beh, tanto per cominciare l'operazione Star. E poi il codice di condotta del team. Ultimamente abbiamo avuto un sacco di nuove reclute, no? Quindi pensavamo che sarebbe meglio fissare qualche regola, tipo un codice di condotta, ecco. Oh, e darei una mano anche tu a stilare questo regolamento, Romelio? No, per carità, troppa pressione. Ho iniziato ad attirare antipatie dopo che sono diventato rappresentante degli studenti. E insomma, sapete perché, no? Beh, sì, hai incominciato a imporre una sfilza di regole fastidiose. E quindi sei stato subito sostituito. Veloce, veloce. Non posso che confermare. Un esempio fu il divieto di aver capigliatura che sporgesse più di 3 cm oltre la nuca. Rammento ancora quel qual vessazione fu. Appunto. È proprio per questo che io, con le regole, non voglio averci più niente a che fare. Non c'è storia, non ci sono portato. Ma sei sempre tu a prenderti cura di tutti i membri del team, Romelio. Infatti, non c'è recluta che non si fidi ciecamente di te, mio caro. E poi dai, non sei mica più Romelio pedante e puntiglioso di prima. Chissà, magari le regole scritte dal nuovo Romelio non sarebbero poi tutta sta catastrofe. Invero! E va bene, ho capito. Mi avete preso per sfinimento, lo farò. Ho fatto del mio meglio. Ho stilato io stesso il codice di condotta. Lascerò il mio ruolo come è giusto che sia. Questa è la mia medaglia, team. Il simbolo della mia autorità. Prendila tu. E visto che già ci sono. E visto che ci sono già, ti darò una mettita a brivido. Ripicca, buona mossa. Molto buona. Ed eccoci quindi alla fine della festa. Devo fare tanto di cappello ai tuoi Pokémon. Devo fare tanto di cappello ai tuoi Pokémon, però. Uno più forte dell'altro. Hai imparato all'accademia come allenarli e che mossa insegnargli? Ma direi non proprio, dai. Capisco, beh, dimmi un po', come va a scuola? Ti stai divertendo? Ti stai divertendo? Un sacco, capito. Tu sei Romelio, giusto? Santo cielo. Ma che sono quei capelli? Ti ha colpito in faccia la mossa di un Pokémon? Voglio solo fare 4 chiacchiere con te. Che movimento fa? Sento come l'odore di una gran seccatura. Ma sì, tanto che ho meglio di... Ma sì, tanto che ho di meglio da fare. Spara! Grazie, andrò dritto al sodo allora. Se voi del Team Star continuate su questa strada, verrete tutti espulsi dal primo all'ultimo. Ma siete ancora in tempo per cambiare le cose. Sciogliete il Team Star e tornate all'Accademia. Ah, ma è di questo che volevi parlare? Beh, spiacente, ma stiamo aspettando una persona. Anche se non sappiamo se tornerà.
Una persona? Un amico per caso? Non proprio. È il cappio più forte che ci sia nel Team Star. Voi allenatori avete la vostra... la supercampionessa, no? Beh, noi abbiamo il nostro arcicapo. La persona che ci ha radunati e ha dato vita al team. E dove si trova adesso questo arcicapo? Ecco la domanda da un milione di crediti Lega. Non ci sentiamo da... che sarà? Un anno e mezzo? Pensavamo che tenendo in piedi il Team Star, prima o poi l'arcicapo si sarebbe fatto sentire. Ma gli insegnanti continuano a insistere per farci lasciare il team. E adesso siete arrivati anche voi due a guastare le feste. Ma chi lo sa? Magari l'arcicapo ci ha davvero abbandonati. D'altronde, una volta aveva pure detto di voler sciogliere il team. Fammi capire. Quindi l'arcicapo e il Team Star sono davvero cose importanti per te? Importanti? Puoi dirlo forte. Per dirla come la dite voi dell'Accademia, sono il mio tesoro. Cassiopea! Giù! Mi è giunta voce che Romelio non è più in possesso della sua medaglia team. Immagino che l'abbia consegnata a te. Ma è normale, normale. Capisco. Senza il suo capo la banda Seguin ha le ore contate. Romelio. Perdonami, ho molte cose per la testa al momento. Rimangono solo due basi. Possiamo dire che l'operazione Stardust sta andando a gonfie vele. Vorrei approfittarle per svelarti il vero scopo di questa operazione. Il mio obiettivo è sconfiggere l'arcicapo, la mente che ha reclutato i 5 capi banda per creare il Team Star. E di chi si tratta? È un personaggio misterioso che controlla i 5 capi banda dietro le quinte. Nessuno conosce la sua vera identità. Se lo sconfiggessimo e lo obbligassimo a dichiarare lo scioglimento del team, potremmo chiudere questa storia una volta per tutte. L'arcicapo non ha una base e tiene segreta la sua identità, quindi deduco che non ami farsi notare. Ma una volta sconfitti tutti e 5 i capi banda, sarà costretto a entrare in scena. Come promesso, ti invio le ricompense che si aspettano. Ancora la squadra di rifornimenti, quindi arriverà Penny. Ehi là, Joe. Stavate riparlando di cose serie? Senti... non lo stavo chiedendo a te. Belle le animazioni, molto belle. L'arcicapo, eh? Cassiopeia ne aveva parlato. La persona che ha creato il Team Star, nonché la causa di tutti i nostri mali. Se non lo sconfiggiamo, finirò per perdere il mio tesoro. Cosa intendi dire? Ah, no, io... ah, la tua ricompensa, meglio che te la dia, prima che me ne dimentichi. Non ha voglia di parlare, Penny. Beh, io ho completato il mio incarico, alla prossima. Beh, allora... se... anche ora? Mi raccomando, Joe, non perdere. Lei è strana, lei è molto misteriosa. Vi ringrazio per aver guardato questo video, ragazzi, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!